Ciao amici, bentornati sul mio canale. So che ancora non è tempo di sciarpa, ma siccome che tra poco ci sarà il Natale, ho pensato questo progetto come regalo di Natale, o anche per noi stessi, o per i mercatini, che tanto tra poco cominceranno tantissimi mercatini, quindi chi crea delle cose per poterle poi vendere ai mercatini, questa potrebbe essere una buona idea. Oggi andremo a realizzare questa sciarpa. Ma poi ci sarà un altro tutorial dove realizzeremo il cappello abbinato alla sciarpa. Quindi, come dico sempre, bando alle ciance e all'opera! Per la realizzazione di questo progetto ci occorre o un tessuto dove andremo a utilizzarlo sia per la parte davanti che di dietro, oppure come faccio io che vado ad utilizzare due tessuti diversi. Io andrò a utilizzare un tessuto per la parte davanti, questo qui scozzese che è una lana molto leggera, mentre per la parte interna andrò ad utilizzare questo pile. Questo poi vedete voi in base, insomma, alle vostre esigenze come vi piace. Potete farlo o tutto in pile o tutto in lana o misto come faccio io. Un'altra cosa che vi occorre come misura è un'altezza di 20 centimetri e una lunghezza di 2 metri. Quindi due tessuti alti 20 centimetri, lunghi 2 metri. Se non avete un tessuto così lungo, quindi una lunghezza di 2 metri, potete fare come ho fatto io. Ho tagliato due tessuti di 1 metro e 2 centimetri e poi li metterò uno sull'altro e le andrò a cucire qui, così da avere un tessuto lungo 2 metri. Adesso prendiamo i due tessuti e mettiamo il dritto contro il dritto e quindi il rovescio rivolto verso di noi. Le mettiamo uno sull'altro e blocchiamo con dei spilli o delle pinzette. Adesso andiamo sotto macchina da cucire e incominciamo a cucire circa a un 3 dita dal bordo. Quindi iniziamo a cucire da qui e cuciamo un punto dritto bordo tessuto su tutta la lunghezza superiore, poi lasciamo 3 dita sotto e cuciamo anche qui su tutta la lunghezza della parte inferiore. Anche dall'altro lato lasciamo sempre 3 dita. Quindi ci fermiamo prima che finisce il tessuto di 3 dita, sia sopra che sotto. Andiamo a effettuare questa cucitura. Ok, adesso che abbiamo cucito quindi entrambi i lati, possiamo andare a svoltare. Il passo successivo è quello di prendere quindi le due parti che abbiamo lasciato aperte, in questo modo. E andiamo a metterle una sull'altra, così. Quindi mettiamo questa con questa, così. Blocchiamo con delle pinze o con dei spilli. E adesso andiamo a fare la stessa identica cosa con questo, però non in questo modo, ma dobbiamo andarle a prendere e metterle qui. Quindi queste le abbiamo di qua e queste ce le sistemiamo da quest'altra parte, così. Quindi uniamo sempre, per questo dicevo di lasciare quei 3 diti all'inizio e alla fine. Poi andiamo sotto macchina, effettuiamo una cucitura a punto dritto da qui tutto lungo fino a quest'altro lato, avanti, indietro, inizio e fine. E la stessa cosa di qua. Quindi partiamo da quest'angolo, avanti, indietro, cuciamo tutto questo lato e arrivati qui avanti, indietro per bloccare. Quindi adesso andiamo sotto macchina a effettuare queste due cuciture. Ok, quindi una volta effettuate queste cuciture non ci resta altro che risvoltare, quindi anche queste cuciture che abbiamo appena fatto, sia questa che questa. Adesso qui ci rimane l'apertura. Come fare? Allora, intanto
con magari qualche pinzetta o spillo, quindi ci sistemiamo bene il nostro tessuto, così, vedete, cercando di mettere quindi questa cucitura con questa cucitura in questo modo e blocchiamo. Quindi una volta sistemato di qua facciamo la stessa cosa da quest'altra parte, quindi andiamo e blocchiamo anche quest'altro, lo mettiamo all'interno facendo capitare quindi le due cuciture una sull'altra. Allora, adesso si può decidere di fare due cose: o di andare sotto macchina, quindi sistemare per bene tutto il bordo in questo modo, magari gli diamo anche una stirata per far sì che viene sistemato tutto per bene. Una volta che l'abbiamo sistemato tutto per bene, bloccato magari con dei spilli o con delle pinzette, andiamo e facciamo una ribattitura proprio qui al bordo. Oppure, se non vi piace fare la ribattitura perché non mi piace vedere questa cucitura ai due lati, possiamo andare con ago e filo e fare una cucitura appunto nascosto. Quindi adesso andrò a stirare tutto per bene e poi andrò a chiudere con questa cucitura appunto nascosto, perché preferisco evitare di fare questa cucitura tutta qui intorno. Bene amici, allora io ho quindi chiuso quelle due parti che erano aperte, le ho chiuse con il punto nascosto. Poi, se volete, potete fare anche una ribattitura tutta intorno sui due lati, così da evitare di fare il punto nascosto. Io preferisco in questo modo, ma questi sono gusti che uno può avere. Adesso vi faccio vedere come indossarla. Allora, per indossarla è semplicissimo, basterà prenderla così, poi prendere queste due estremità, incrociarle e mandare indietro questo lato. Gli diamo una sistematina. E questo può essere un modo per sistemarla. Ho messo qui all'interno il pile così da tenermi caldo il collo, e esternamente invece questo tessuto in lana leggero. Un altro metodo per poterlo indossare può essere questa. Quindi prendere sempre la nostra sciarpa, metterla per bene così dietro al collo e poi, come prima, girarla, ma questa volta farla cadere un pochino di più qui sulle spalle, una di qua e uno di là, così da coprirci anche un pochino di più le spalle, sia la parte davanti che la parte di dietro. Ma questo modello che ho realizzato io, quindi con all'interno il pile, all'esterno questo tessuto di lana leggera, possiamo anche decidere di metterlo oltre che in questo verso, anche nell'altro verso, ovvero girare la nostra sciarpa. Quindi, anziché metterla così, la andrò a mettere con la parte del pile rivolta all'esterno. Quindi prendo la mia sciarpa, la metto sempre in questo modo e come prima vado Quindi, se magari non voglio molto far vedere lo scozzese, posso anche metterla così, così che se ne vede di meno e quindi è più a tinta unita. Questo è perché io ho scelto due tessuti diversi, o almeno anche un tessuto a tinta unita e un tessuto invece scozzese. Questo poi vedete voi in base ai vostri gusti e come preferite realizzarla. Tanto il metodo è uguale per entrambi le soluzioni, potete anche fare tutto quanto scozzese o tutto in pile, questo è indifferente. Bene amici, e qui termina il nostro tutorial. Io spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete tanti bellissimi like e condividete, condividete, condividete così che il canale può crescere. Se avete dubbi o domande scrivetemi qui sotto così che io vi posso rispondere. Se non vi siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi e accendete la campanellina, perché tra poco uscirà un altro video dove facciamo il cappello abbinato quindi alla nostra sciarpa. Quindi se non vi siete iscritti, iscrivetevi e accendete la campanellina, così poi vedete il seguito per creare una composizione che può essere bella anche per realizzarla come regalo di Natale.
Ma prima di salutarvi, volevo invitarvi a iscrivervi anche a tutti gli altri miei social, dove lì pure pubblico sempre tantissime cose. Oltre a quelle di YouTube, pubblico anche altre cose, altre informazioni. Quindi, se ancora non vi siete iscritti sugli altri miei social, qui sotto trovate tutti i riferimenti per iscrivervi. Io adesso vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao amici, a presto!